E ciao a tutti ragazzi con Biozard che vi parla e oggi siamo in questo nuovo video. Un video totalmente diverso dagli altri, perché oggi farò l'unboxing del nuovo microfono di cui appunto vi avevo parlato, che è il Rode NT-USB, questo qua. L'ho acquistato su Amazon più o meno, no, venerdì 30 giugno, e mi è arrivato, vabbè, lunedì 30 luglio, 3 luglio, 30 luglio, grazie. Mi è arrivato il lunedì 3 luglio, visto che cioè, consegna solo nei giorni lavorativi e io avendo Prime lo dovrei aver avuto il giorno dopo, però visto che non si lavora appunto nei giorni di vacanza, non si fa. Ah, togliamo questo nastro. Qua troviamo tutto, c'è il mio indirizzo. Ok, a posto. Ora togliamo questa carta. Vabbè, pazienza, la toglieremo così. Ora noi buchiamo qua. Poi lo buttiamo qua e lo tagliamo. Ragazzi, è un microfono non proprio economico ma molto professionale, perciò lo consiglio solo, cioè no, in realtà non lo consiglio a una persona che ha appena cominciato, diciamo, la sua carriera su YouTube, ma consiglio magari di prendersi il mio vecchio microfono, che era un Aukey GDD1, che è un microfono buonissimo per cominciare, costa intorno ai 30 euro e è veramente comodo, devo ammettere, ed è molto buono per essere un microfono così economico. Questo qua invece non è economico ma è un microfono molto professionale, che una persona può scegliere anche di prenderselo se vuole una professionalità massima, ma appena cominciato, se non avete una grande così passione, non lo so, vi consiglio di non prenderlo subito. Questo qua è il Rode NT-USB. Ho visto molte recensioni su ovviamente YouTube prima di acquistarlo, perché volevo sapere bene com'era l'audio. Dopo che ho constatato, ho scoperto che è molto buono. Era anche scontato del 25%, quindi ho detto prendiamolo. Lo potete trovare su Amazon al costo di ora come ora 150 euro, però visto che l'11 luglio ci sarà il Prime Day, penso che sarà scontato ancora di più, perché sennò costerebbe 200 euro di normale. Però ora che lo trovate, cioè il giorno del, come si dice, il Prime Day, in teoria dovreste trovarlo ancora di meno, di più, cioè avete capito. Allora, qua apriamo la scatola e abbiamo subito, togliamo il gommino qua sopra e lo mettiamo di qua. Qua abbiamo subito il nostro filtro anti-pop, il nostro piedistallo e il microfono è qua dietro. Quindi andiamo subito a scartare, sperando che non cadano, giusto? Sì, no, non lo so. Quindi allora pieghiamo qua e andiamo subito a togliere questi qua. Prendiamo il filtro antipop e lo spostiamo e subito qua dietro, come potete vedere, è situato il microfono che si incastra anche. Ragazzi, ma pesa 1,5 kg sto microfono. Vabbè, pesa parecchio, lo devo ammettere, pesa molto. Togliamo questo qua, olle, e anche questo gommino è tolto del filtro antipop. È tutto in ferro, penso, sì, metallo, ferro, tranne il filtro antipop e il piedistallino che dovrebbe tenere il tutto. Ora in teoria il piedistallo dovrebbe essere montato qua, così. Quindi andiamo qui. E olle. Non tiene molto, aspetta. Ah, ok, perché qua che bisogna essere girato per tenerlo su bene. Rod, non mi tradire.
ti ho acquistato, tu sei mio figlio. Ok, qua bisogna stringere. Ok. Però sembra che ci sia un po' di contropeso, eh. Cioè, qui è ancora avvitato, bene, sì. Ok, togliamo subito questa scatola, anche se ci dovrebbero essere i vari cavi da dover. Allora, sposta un attimo il microfono qua dietro. Perché è fatta tipo di gomma il piedistallo. Perché in teoria ci dovrebbero essere i vari cavetti da dover inserire. Sono questi qua, diamanti. Ok, togliamo, eccolo qua. Cioè i vari cavetti. Ah, qui penso sia dove inserire il microfono quando magari ce lo portiamo in giro. Se ce lo portiamo in giro, non penso. Qua abbiamo il nostro manuale di istruzioni con un adesivo simpaticissimo dove mette I love Rode Microphones. E qua invece abbiamo tutto il vario manuale di istruzioni che non staremo a leggere perché sono uno svogliato. Quindi, qua abbiamo il nostro cavetto USB con attacco USB del nostro Rode. Qua abbiamo il nostro taschino, vabbè, dove penso facciamo entrare il Rode con tutto il piedistallo. No, il Rode con tutto il piedistallo non entra. Comunque è molto bello, fatto in pelle, carino. Si può usare anche da borsetta da viaggio. E togliamo subito questa scatola che non serve più. Mettiamo qua. Allora, spostiamo questa di qua. E questa qua. Ora andiamo con il nostro Rode. Devo vedere dove si inserisce. Ah, qua penso ci sia il tappino. Eccolo. Tappino tattico, ragazzi, dove bisogna inserire il, come si dice, l'attacco qua. Quindi molto comodo da mettere, lo terrò. Ora, oddio, no, rimani, ok, a posto, abbiamo il nostro Rode. Ora, togliamo tutti questi filetti strani, inutili, e prendiamo il filo lungo, sono 2 metri di cavo saranno questi, vabbè. Ora andiamolo ad attaccare sotto. Con questo bellissimo attacco, ole. E invece l'altro attacco l'attaccheremo al nostro computer. Visto che questo qua è un prodotto plug and play, vuol dire che non bisogna installare nessun tipo di driver o cose simili, che tu semplicemente lo inserisci all'interno della porta USB, lasciatemi stare, e in teoria dovrebbe andare subito. Ah no, c'è un piccolo driver che mi sta installando, scherziamo, non è plug and play. Il cavo è lunghissimo, ragazzi, il cavo è veramente lungo. Allora, togliamo questa bellissima borsa e teniamo qua il microfono. Come potete vedere, qua c'è anche una lucina blu. Che vabbè, ora io non riesco a spostare il filtro antipop, ma qua ci sarebbe una lucina blu che fa capire che è acceso e attivo. Ora vediamo se i driver sono stati installati. No, ok, li sta installando proprio adesso. Installazione driver. Comunque, questo qua ragazzi è un microfono molto professionale, ad alto costo, quindi non ve lo consiglio, come ho detto prima, di comprarlo subito, cioè di comprarlo subito per cominciare su YouTube, perché non serve per forza un microfono così costoso per poter cominciare. Però se avete una grande passione che state cercando di continuare, potreste anche pensare di acquistarlo anche un altro microfono, non per forza il Rode NT-USB. Ok ragazzi, installato il driver, ora possiamo passare in teoria al test audio. Apriamo Audacity. Allora, prima vediamo, in teoria dovrebbe partire. Perfetto, funziona. Quindi ora ragazzi, io vi lascio qua con la registrazione, passiamo alla ricezione audio sul computer. Ciao. Anzi, facciamo prima un passo così avanti. Olè. Come potete vedere appunto la lucina blu qua. Qua si può girare del tutto benissimo. E diciamo che questo filtro antipop è bellissimo. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Che ragazzi, questo qua è il test audio del Rode NT-USB. Come potete sentire ha un audio molto pulito, senza rumori di sottofondo, infatti ora farò 5 secondi di silenzio.
come potete aver diciamo sentito tra virgolette, è molto silenzioso, non si sente quasi niente di sottofondo. Io sono praticamente lontano dal microfono per far sentire leggermente un po' più basso, perché non si sente altissimo ed è già molto basso il volume. Quindi penso poi l'audio possa bastare. Allora, ci vedrete presto in una collaborazione con un mio amico. Comunque stavo dicendo, penso possa bastare. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!